Giovedì 13 luglio 2023, benvenuti amici a questo nuovo video di YouTube. Allora, siamo in diretta dalla riva di San Nicola. Notizie di mercato di oggi. Allora, Christensen è sbarcato a Roma, domani, venerdì 14 luglio, visite mediche e poi da lunedì si metterà a disposizione della squadra. Quindi l'affare di cui abbiamo parlato in quest'ultimo mese è confermato e domani avrà, tra domani insomma lunedì, avrà la via di definizione. Quindi nuovo rinforzo, rinforzo per la fascia destra della Roma con Christensen. La notizia bomba di oggi, per quanto mi riguarda insomma, è quella che a quanto pare sembra fatta per Morata, e questa è una notizione. Roma e Atletico hanno trovato l'accordo sulla base di 20 milioni che saranno diluiti in due anni. Morata arriverà con prestito oneroso probabilmente della metà in questa stagione e poi verrà riscattato per i restanti 10 milioni la prossima stagione. Quindi sembra che Morata sia cosa fatta alla Roma. Hanno avuto un ruolo decisivo ovviamente Mourinho e l'amico Dybala, che hanno parlato col giocatore, gli hanno illustrato insomma il progetto che abbiamo qui a Roma, e quindi Morata si è convinto e ora bisogna solo trattare l'ingaggio. Ricordiamo che Morata ha deciso di ridurselo, quindi di ridursi l'ingaggio, quindi questo sicuramente aiuterà la chiusura della trattativa in tempi brevi. Per quanto riguarda sempre questa operazione, adesso diventa però fondamentale la cessione di un giocatore, e potrebbe finanziare questa operazione la cessione di Spinazzola in Arabia Saudita. Si parla di un'offerta di circa 6-7 milioni per il cartellino, a lui andrebbero 6 milioni l'anno e la Roma ne risparmierebbe 12, quindi sarebbe un affare di circa 18 milioni totali, quantomeno per il primo anno della Roma. Quindi aspettiamo nelle prossime ore l'evolversi di queste due trattative, che per forza di cose dovranno andare a braccetto, perché ripetiamo, la cessione di Spinazzola a quanto pare deve finanziare l'ingresso di Morata in squadra. Per quanto riguarda le altre novità, c'è una cosa curiosa, che è quella lato dei cugini della Lazio. Lodito e la Lazio non hanno ufficializzato, nonostante le foto di presentazione all'Alial di Milinkovic-Savic, perché Lodito ha dichiarato espressamente: non ho ancora visto una lira, quindi fino a che non vedo i soldi io il transfer non glielo mando, e quindi neanche do l'annuncio ufficiale. È molto comica come cosa, però ho pienamente ragione a Lodito. Bisogna pagare le cose, ricordatevelo, per averle. Quindi per oggi, signori, non ci sono grandissime novità oltre a queste che vi ho detto. Insomma, abbiamo questa bomba di Morata, che molto probabilmente vestirà la maglia giallorossa per 20 milioni di euro, ripeto, pagabili in due anni. Ora bisogna trovare l'accordo sull'ingaggio. E se dovesse essere insomma un gran bel rinforzo per la Roma, è un ragazzo che sicuramente ha nelle corde i 20 gol stagionali che ci occorrono, quindi se dovesse realmente essere così, sarà un grande rinforzo per noi. Va bene ragazzi, io prima che mi travolgo il mare vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace al video, commentate, dite cosa pensate di quello che vi ho detto, e ci vediamo domani. Un abbraccio dal mare, da Max.